Benvenuti su World Porcelain, abbiamo adesso il piacere di avere qui con noi Patrizia Almonti. Buonasera, benvenuta. Grazie. Siamo qui a Lione, in questa nuova location. Ti è piaciuto un po' la tre giorni che si sta andando a concludere? Decisamente affascinante. La nuova location è deliziosa, molto ampia, gli stand sono completamente pieni di bellezza, l'organizzazione è meravigliosa, ho trovato questo spazio decisamente una buona alternativa a quello degli scorsi anni che comunque ho frequentato già dal 2012. Perfetto, ecco, a proposito di anni, facciamo un passo indietro al 2012. Tempo. No, ci piacerebbe un po' conoscere la tua storia, cioè come ti è nata l'idea, di come ti sei avvicinata al mondo? La voglia di creare è stata sempre dentro di me. E sono entrata nel mondo della porcellana da quasi qualche decennio, da una trentina di anni fa. Ho cominciato con piccoli passi e nel corso di questi anni ho perseguito tutte le tecniche, diciamo, ho sviluppato tutte le tecniche e ho affrontato tutti i percorsi, privilegiando soprattutto l'orientale, che io adoro, le tecniche orientali, e negli ultimi anni mi sto dedicando all'inserimento della porcellana, della decorazione, della pittura su porcellana nell'arredamento, nel design. Ah, interessante questo aspetto. Sì. Abbiamo creato qualche anno fa dei piccoli mobili rotanti, delle strutture in legno che possono comunque, girando, ricreare dei motivi ed essere vissuti completamente integrati comunque nell'arredamento. Molto, molto interessante. Sarà questo un tuo motivo che penserai di portare ancora per i prossimi anni? Un po' ti contraddistingue, sì, direi. Sì, questo, no? Diciamo che quello che mi contraddistingue. Quest'anno ho presentato due piccoli tavoli floreali, bianco e neri, con delle placche appoggiate sopra e decorate, appunto, decisamente graziosi, ma la cosa, diciamo, interessante quest'anno è ho presentato la mia nuova tecnica di incisione sulla porcellana. Ah, e come ci vuoi raccontare qualcosa? Praticamente ho avuto l'esigenza di inserire nella decorazione dei delicati ramage, delle delicate incisioni che fino adesso non si potevano realizzare con le tecniche tradizionali, quali l'acido fluoridrico, quali lo scavo o quali la pasta per acidare il vetro. Quindi con un micromotore, un manipolo, praticamente ottengo il risultato di incidere la vetrina per creare differenti effetti. Quindi si incide la porcellana bianca per creare l'effetto matte e lucido. Si può incidere sul colore cotto per avere appunto l'effetto bianco colore e successivamente anche passare una velatura di colore ad avere un altro effetto, diciamo. Questa tecnica non prevede acidi, quindi è totalmente sicura, rapida, di facile esecuzione e totalmente indipendente. Molto interessante. E, quali programmi, cioè, hai dei programmi, delle idee, qualcosa, quello che ci puoi svelare? Ho parecchie cose in cantiere che sono maturate in questo splendido salone, ma le vedrete tutte su World Porcelain. Poi. Ah, beh, questo è anche un... Ti ringraziamo. Ne approfitto come perché novità su questo mi hai parlato bellissima. Cosa ne famiglia. Pensi di questa iniziativa che stiamo lanciando? È un'iniziativa molto interessante che ci raggruppa tutti con stile e con intelligenza. Grazie, molto prego, gentile. Ringrazio mi fa piacere dell'opportunità che mi hai dato. Grazie mille.